quasi quasi faccio questo esercizio, mando avanti la testa e poi la tiro indietro, perché mandandola avanti non mi si vede il doppio mento, e mandandola indietro mi si vede il doppio mento. E poi dipende se sto in giù così o in su così. Quasi quasi mi tolgo anche gli occhiali. Beh, quasi quasi mi metto di profilo da una parte, poi mi metto di profilo dall'altra. Faccio anche un po' di boccacce. Buongiorno, benvenuti nel mio vlog. Aspettate, vado indietro. Allora, buongiorno, benvenuti nel mio vlog. Parleremo oggi di Sanremo 2020 e del fatto che la compilation di Sanremo 2020 si trova in tutti i negozi di dischi, poi anche in edicola tramite TV Sorrisi e Canzoni, con quasi tutti i cantanti in gara. Dico quasi per il fatto che mancano tre big: Diodato, che ha vinto Sanremo, mancano Le Vibrazioni e manca Michele Zarrillo. Questa compilation delle edicole farà sicuramente arrabbiare chi la compra per il fatto che il vincitore di Sanremo non c'è. Per cui sconsiglio di andarla a comprare in edicola, perché mancano non solo il vincitore di Sanremo, ma anche altri due big. Mentre invece nella versione dei negozi di dischi, mi riferisco alla compilation ufficiale di Sanremo 2020, le canzoni in gara ci sono tutte, nessuna esclusa. Dico bene? Beh, spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete un like in su, oppure nel caso non vi sia piaciuto in giù. Ma ad ogni modo, se non credete a tutto quello che dico, andate a controllare e scoprirete che la verità. E se volete, potete anche farmi la vostra classifica delle canzoni che vi sono piaciute di più e piaciute di meno, ma non di tutti e 23, ma di tutti e 24, aggiungendoci Bugo e Morgan, che sono stati squalificati venerdì sera, e nella vostra classifica li potete benissimo aggiungere se vi sono piaciuti. Tanto per me è solo un piacere. Dimenticavo, prima di dimenticarmi, ditemi anche quanto e come vi fa arrabbiare il fatto che sulla compilation di TV Sorrisi e Canzoni di Sanremo 2020 i tre big che non ci sono, quanto vi fa arrabbiare questa cosa, quanto vi fa incavolare neri e quanto vi fa incavolare verdi, quanto vi fa incavolare gialli, incavolare, arrabbiare rossi, gialli, verdi e chi più ne ha più ne metta, perché è bello sentire non solo le vostre opinioni, i vostri gusti, ma anche le vostre proteste. Dico bene? Ciao! Ciao a tutti da Damiano Tercone. Vengo?